Bene, amici e amiche carissime, siamo giunti, credo che sia la 29ª puntata di questo ciclo di catechesi, dedicata alla sana dottrina cattolica, in cui la volta scorsa abbiamo percorso a volo di gabbiano, ecco, il bellissimo sacramento del matrimonio come introduzione alla tematica del sesto comandamento. E noi sappiamo che ogni cosa nella vita può essere vista sotto due punti di vista. La cosa buona che ha, oppure ciò che di male non deve avere. Abbiamo ascoltato un bellissimo canto di introduzione per chi ha seguito la diretta, questo chiaramente nella differita non va, le cui parole sono tratte dal Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è il più bel canto all'amore umano tra una sposa e una sposa che sia mai esistito, un cantico dove l'amore, attenzione, anche l'amore corporeo, non l'amore sessuale, a essere proprio in senso stretti, non l'amore, anzi meglio genitale, ecco, se mi si concede questo termine, è cantato ed è vissuto tra lo sposo e la sposa, e come? Comincia dicendomi baci con. Lo si trova quasi subito all'inizio del Cantico dei Cantici. E questo testo fa parte del canone rivelato. Abbiamo già visto nella puntata precedente come Dio stesso ha rivelato nel corso della storia della salvezza come il rapporto che lui cerca con le sue creature, con noi, sia un rapporto polarizzato sulla dimensione sponsale. E la dimensione sponsale dice fondamentalmente amore, ma amore totale, amore pieno, amore di donazione. Non so quanti tra gli ascoltatori sanno, per esempio, conoscono gli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. No, scusate, Santa Teresa di Gesù Bambino, di Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Gesù senza bambino, la madre, ecco, di Santa Teresa di Gesù Bambino, perché la riformatrice del Carmelo, che tra i vari capolavori che ha scritto Il Castello Interiore, dove parlando delle diverse fasi di crescita nella vita interiore, nel rapporto quindi con il Signore di un'anima, narra anche, come dire, gli ultimi stadi. Sapete come si chiamano gli ultimi stadi della vita, di unione con Dio? Primo c'è il fidanzamento spirituale, si chiama fidanzamento spirituale, cioè Dio e l'anima vivono come due fidanzati. E poi c'è il matrimonio mistico che è, come dire, pluriattestato nel corso della storia, della Chiesa. E non soltanto, adesso qualcuno sarà scioccato, insomma, ma posso, c'ho qua dietro il testo dove lo si può confrontare, non soltanto tra grandi mistiche, Santa Teresa è stata una tra le tante, canonizzata e dottore della Chiesa pure, per cui Santa Teresa d'Avila non si può discutere sotto nessun punto di vista, perché è santa canonizzata ed è anche dottore della Chiesa per la sua dottrina mistica, quindi la Chiesa ci mette la firma alle cose che scrive nel Castello Interiore, dice ascoltatela perché insegna rettamente qual è la via dell'unione mistica con Dio. Quindi, ma c'è stato anche qualche matrimonio mistico, qui qualcuno si scandalizza un po' di più, tra la Madonna e qualche suo fervente, fervoroso devoto. Il più famoso caso nella storia della Chiesa, anche se sconosciuto, perché sconosciuto anche il protagonista, che tra l'altro non si sa neanche quale grande operazione abbia fatto, il beato Alano della Rupe, vissuto diverso tempo fa, nel XVI secolo, se non ricordo male, che la Madonna ha sposato a sé con tanto di anello al dito fatto dai suoi capelli, messo al dito anulare di questa persona. Ce l'ho qua dietro, basta comprare il Salterio di Gesù e di Maria, edito dalla Shalom, è stato rimesso in giro da qualche anno. E il beato Alano della Rupe è stato, nel corso della storia della Chiesa, il più grande, come dire, rilanciatore,
in Europa del Santo Rosario. Sapete che il Santo Rosario, secondo la tradizione, ci narra che sia stato, diciamo così, ricevuto in dono dalla Madonna, su ispirazione o anche di più, adesso non è questa la sede per approfondire, da San Domenico da Guzmán, fondatore dei predicatori. Il beato Arano della Rupe era un domenicano. Dopo un periodo in cui andò un pochino in auge, quello che si chiamava un tempo il Salterio di Maria, perché c'erano 150 salutazioni angeliche, quindi come 150 sono i salmi, andò un pochino in decadenza. Arano della Rupe lo riprese e lo ridivulgò in tutta Europa, e da dopo l'azione di questo grande apostolo, diciamo che il rosario si è stabilito come preghiera ordinaria nell'orbe cristiano. Tuttora adesso, siamo nel mese di maggio, lo viviamo. Per dire tutte quante queste cose, cioè, allora, entrando dentro il sesto comandamento, noi dobbiamo tenere presente una cosa. Quando c'è qualche no e non commettere atti impuri è un no, così come nel quinto c'era non uccidere. Il no, nella mente evidentemente di Dio, la ratio del no, è la promozione e la custodia di un sì. Ci sono due modi per rapportarsi con i comandamenti negativi: o andare a, come dire, a cercare in essi, come dire, il fondamento per ribellarsi, perché li avverto come una limitazione, quindi come una serie di norme, di comportamenti, di proibizioni che mi comprimerebbero e mi tarperebbero le ali, mi impedirebbero di esercitare, di fare quello che voglio su tante questioni. Questo è certamente un modo, ma non è questo il motivo per cui il nostro Signore ha dato i comandamenti. Quello che non ricordo se ho specificato anche in questo ciclo di catechesi, perché già la mente d'argilla, dice il libro della Sapienza. La tenda d'argilla, la mente dell'uomo è gravata di molti pensieri. Figuriamoci quando uno ha un po' di lavoro intenso e alle spalle, insomma, anni di apostolato, insomma, cercato di vivere in maniera abbastanza intensa. Quindi non mi ricordo, mi ricordo molte cose che ho detto, ma non mi ricordo né quando né dove, purtroppo. Quindi chiedo pazienza qualora mi dovessi ripetere, no? Ma perché Dio ha dato i comandamenti? Perché, figlioli miei cari, il discorso è molto semplice. Se il comandamento è una limitazione, è un tarpare le ali, è un privare me di qualcosa di bello, quindi diciamo così, supponiamo che io volessi osservare i comandamenti, quindi li osservo come una cosa gravosa, nel senso che se non ci fossero farei tutto quello che mi pare, però siccome ci stanno. Molto rara questa mentalità oggi, perché i comandamenti oggi si mettono sotto i piedi con molta disinvoltura. Cioè, però, mangiamoci sta pillola, dai, beviamoci sta medicina, purtroppo, non si può fare, non lo facciamo, facciamo sto grande sacrificio, sta grande cosa, sta grande rinuncia. Certo, sarebbe tanto bello poter fare al contrario di quello che dicono i comandamenti, però dovesse esistere veramente questo inferno, insomma, non esiste, Questo lo si pensa in giro, però tante volte, sa, non si sa mai. E quindi ci rassegniamo. Fermo restando che poi su questa materia tante cose oggi non sono più vissute, non sono più vissute, non sono più capite, non sono più capite, non sono più conosciute, non sono conosciute, ma non hanno diritto di cittadinanza, cioè non vogliono neanche essere conosciute, cioè chi le dice sta proprio vivendo in un altro contesto storico, perché noi siamo nel 2021, a oltre 50 anni dalla rivoluzione sessuale cosiddetta, che è stata a sua volta il punto di arrivo di un processo che comincia molto prima del 68, ma che ha sdoganato una serie di cose, per cui poi a raffica sono venute una dietro l'altra, tutta una montagna di cose, no? Pensiamo ai primi film pornografici in senso stretto, sono datati, se non sono un grande esperto, non ho avuto questa informazione, l'ho letta qualche tempo fa, ai primi degli anni 70, così come la legge sul divorzio è degli anni 70, quindi ha cominciato da quel momento una valanga, d'accordo, di sdoganamenti e di
liberalizzazione di comportamenti un tempo ritenuti assolutamente inammissibili, che hanno poi avuto a vario livello anche, come dire, riconoscimenti legislativi a vari livelli. Sappiamo bene che alcuni sono anche attualmente in corso, insomma, di un certo tenore, quindi è un processo che ancora non è terminato, perché poi, come succede in tutte le cose, da cosa nasce cosa, quindi ho avuto questo, adesso voglio anche quell'altro, voglio anche quest'altro, voglio anche quest'altro, quindi, come dire, si è creato su questa materia un burrone, un baratro, diciamo così, tra quello che la fede cattolica insegna e continuerà sempre a insegnare. Io seguirò come sempre il catechismo, che è spettacolare sul sesto comandamento, veramente meraviglioso. Il catechismo della Chiesa cattolica, quindi leggo e commento, quindi non sono parole mie, attenzione. Io sono un ministro della Chiesa cattolica, d'accordo? Non sono padrone di cose, non voglio dire cose mie. Quando qualche volta è successo, pensiamo alle discussioni alle introduzioni fatte su questo tema, circa le ipotesi teologiche sul peccato originale, ho subito detto, dico, attenzione, qui usciamo, qui stiamo ragionando, io qui parlo da sacerdote, non voglio chiamarmi teologo perché non lo sono, insomma, sacerdote che riflette, che pensa, che ha fatto degli studi, anche da fedele che si fa delle domande, dentro un ambito non ancora definito, formula alcune possibili ipotesi che risolverebbero tante cose, ma qui comincia e qui finisce. Quindi ognuno gli dà il credito che ritiene nel cuore di potergli dare, perché quelle sono cose mie, ma evidentemente io ordinariamente non faccio questo. Io parlo a nome della Chiesa di cui sono ministro, e la Chiesa parla a nome di Cristo, perché è Cristo che l'ha inviata nel mondo ad evangelizzare, ad annunciare il Vangelo. Quindi il problema è che noi ci troviamo dinanzi a questo. Allora, oggi che cosa è successo? Oggi si chiama amore e si considera amore ciò che amore, secondo la rivelazione, non è. Quindi noi ci muoviamo dentro questo grandissimo equivoco, per cui la prima cosa che noi dobbiamo chiederci nel cuore, d'accordo? Perché una catechesi si ascolta in maniera feconda. Quando sulla base chiaramente delle sollecitazioni che io ricevo, perché ascoltare significa ricevere degli input, no? Io quelle cose le faccio mie non per l'autorevolezza oggettiva o soggettiva di chi le dice, cioè quella persona è oggettivamente autorevole, che ne so, è il Papa, è un vescovo, oppure quella persona la ritengo soggettivamente autorevole, cioè io ne ho stima e quindi sto con le orecchie spalancate. Queste cose ci possono anche stare, certo, se parla il Papa, parla il Vescovo, non è che parla pinco panco, no? Però se io faccio una cosa, capitemi bene, solo perché l'ha detta il Papa e il Vescovo, oppure solo perché l'ha detto quella certa persona di cui io ho una certa fiducia e che ritengo autorevole, quella cosa non mi è entrata nel cuore. Quindi quella cosa potrebbe entrare in crisi se qualcuno mi attacca, se qualcuno mi mette in discussione, se vivo un momento di debolezza, se entro in crisi, quella cosa cadrà. Non la saprò difendere. Se mi costerà qualcosa dover mettere in pratica quei valori in cui credo, quella cosa in cui mi sembra di, lo farò? No. Quindi, da parte di chi, da parte dei ricettori, una catechesi ha successo se offre delle possibilità a chi l'ascolta di maturare delle convinzioni ferree interiori. Per cui se un giorno, supponiamo che qualcuno consideri autorevole Don Leonardo, tanto per dire, no? Poi magari Don Leonardo un giorno farà o dirà una cosa che gli farà perdere, come dire, ascendente. Ah, Don Leonardo ha detto questa cosa, che delusione, non lo seguo più. Allora, ma le cose che io ho imparato quando lo seguivo
me le terrò anche per dopo. Se questo non fosse, Donald ha fatto pessimo servizio, ma anche te stesso hai fatto te stesso un pessimo servizio a te stesso. Capite? Noi dobbiamo maturare delle profonde convinzioni operative. I martiri hanno versato il sangue per la fede, non hanno scherzato. E non hanno versato il sangue perché qualcuno gli aveva fatto il lavaggio del cervello, li aveva convinti di qualcosa. Hanno versato il sangue perché ci credevano sul serio nelle cose che professavano. E specialmente su questo argomento, cioè bisogna leggere gli atti dei martiri. Alle ragazzine ci sono gli atti dei martiri, Diamo conto di quello che facevano, no? Alle ragazzine, prima di farle sbranare dai leoni, le esponevano nude dentro i circhi. Ci sono tantissime storie di martiri che raccontano che prima di ucciderle hanno tentato molte volte di usare violenza alle vergini. E ci sono anche delle narrazioni miracolose, tipo persone che sono rimaste impietrite, o corpi di una bambina di 12 anni che sono diventati più pesanti di un macigno e non sono riusciti a spostare da dove stavano. Insomma, quindi c'era un attacco feroce contro questa materia, quindi contro su questa materia. Io vivo in una diocesi e sono nato in una città, perché adesso sono un po' fuori della mia città natale, la mia amatissima, perdonatemi un po' di amor patrio, la mia amatissima Latina, di cui è patrona Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti si è fatta ammazzare per rimanere fedele al sesto comandamento. È una bambina di neanche 12 anni. Si è fatta ammazzare. E in maniera violenta. Ecco, quindi stiamo parlando di questo. Capite? Cioè, voi immaginate una ragazzina che si è fatta ammazzare per non commettere un atto impuro dentro l'attuale contesto storico-culturale, insomma, no? Che chi non fa certe cose è ritenuto, insomma, disadattato e fuori del mondo, d'accordo? Oppure malato, insomma, in qualche, cioè, capite, no? Quindi dobbiamo tenere presente che stiamo dentro questo contesto, ok? Allora, ciò detto, quindi teniamo presente che tutto quello che il catechismo, vediamo che l'impostazione stessa del catechismo sarà, sotto questo punto di vista, il catechismo presenta prima tante cose belle e poi gradualmente sulla base di quelle cose belle va comprendendo, come dire, per esclusione, quali sono quelle cose brutte che uccidono le cose belle che devono essere vissute e custodite? Questa è l'impostazione. Ok? Noi stiamo dentro però un contesto socio-culturale che afferma che quelle cose che sono la tomba dell'amore sono in realtà la massima espressione dell'amore, quindi che devono essere favorite, liberalizzate, vissute e guai a chi non lo fa. Ci sono due visioni irriducibili, d'accordo? Qui su questa materia c'è proprio, ci sono proprio, ci sono, c'è il mondo con le sue leggi e c'è Dio con la sua legge. Non possono andare a braccetto queste due cose. È uno degli argomenti in cui a livello oggettivo, come dire, uno scontro, chiamiamolo così, anche se non è, inevitabilmente viene a crearsi, perché tu pensi e credi e fai riferimento a alcune cose, io esattamente al contrario. È chiaro che, attenzione, qual è il segreto? Perché la verità è una, ok? La verità è una e tutti ci possono arrivare. Allora, sia chi condivide queste cose, sia chi queste cose a priori già le combatte, già pensa che la Chiesa è sessuofoba ancora adesso, nonostante tante cose, che è retrograda, che dovrebbe aggiornarsi, che bisogna piantarla con tutte queste situazioni, no? Chi proprio invece proprio la proprio combatte, quindi non è che, come dire, è critico, ma proprio cioè è contro, quindi, e vorrebbe che la Chiesa addirittura si adeguasse al mondo sotto questo punto di vista, andando a benedire tutto quello che il mondo gradualmente è venuto introducendo e che si è allontanato da ciò che la Chiesa ha sempre predicato e insegnato sotto tanti punti di vista, d'accordo? Quindi questo è l'orizzonte entro cui ci si muove. Qual è però il problema? Il
problema è un confronto sereno, cioè Dio parla nel cuore. Se una persona è con se stessa onesta, nel silenzio del proprio cuore, deve avere, se vuole, perché anche questa è una libera scelta, la volontà di dire, bene, stiamo ad ascoltare, vediamo. Siamo sicuri che la mia visione del sesso, lo chiamano di sesso in senso stretto, e non per motivazioni meramente formali e terminologiche, c'è un motivo, c'è molto, molto, molto importante e lo vedremo. Quindi c'è la disponibilità di riflettere, pensare, d'accordo? Di ascoltare le proprie risonanze interiori, diciamo così, di mettere davanti a noi stessi il nostro stile di vita e chiederci: ma io sono veramente contento a vivere così? Sento che è una cosa veramente bella, mi sento pieno nel cuore, mi sento felice, mi sento realizzato, ma mi sento profondamente amato. Oggi, ripeto, si parla in continuazione di amore, ma le persone, lo dico da sacerdote, amate, non si sentono proprio per niente. D'accordo? Proprio per niente. Allora, è necessario introdurre un pochino questo argomento. Secondo step dell'introduzione, presentazione del Catechismo della Chiesa Cattolica e di come imposta, quindi presente al discorso sul sesto comandamento, perché è spettacolare. Allora, ci sono quattro punti, alcuni dei quali peraltro ulteriormente articolati, quindi suddivisi poi in paragrafi, che sono i seguenti. La prima cosa di cui parla il catechismo è qual è? Maschio e femmina li creò. Ecco perché logicamente dentro questo contesto di catechesi era necessario e introdurre il sacramento del matrimonio, ricordando una cosa molto, molto importante. Spero che il matrimonio è un sacramento che viene con l'avvento del regno della redenzione, ma il matrimonio in sé è cosa stabilita da Dio nella stessa creazione dell'uomo, maschio e femmina, comunque sarebbe stato. E attenzione che abbiamo chiuso la puntata precedente con una provocazione. Il matrimonio tra Giuseppe e Maria, in cui è certo che non c'è stata nessun tipo di coniugalità in senso stretto, cioè Giuseppe e Maria erano sposo e sposa, ma non marito e moglie, è un vero matrimonio? Punto interrogativo. O è fuffa? D'accordo? Si dice così oggi. È tarocco, è un matrimonio finto. Ma dopo l'introduzione che abbiamo fatto, è il matrimonio mistico tra un'anima e Dio? È un matrimonio vero o è un matrimonio finto? Vivono la dimensione sposale, l'anima e Dio uniti in mistiche nozze. Santa Teresa d'Avila, Castello interiore, settima stanza. Si vada e si legga. Per chi non ci crede, cos'è quello lì? È un matrimonio vero, dato che si chiama, anche se mistico, o è? Bah, se sa bene cosa. Quindi abbiamo due forme di matrimonio, attenzione, in cui la sessualità, attenzione, nella forma della genitalità, e sottolineo, non c'è. Non c'è. Ma sono matrimoni veri o sono matrimoni tarocchi? Nella vicenda del Cantico dei Cantici, che pure io ricordo quando studiavo la storia della formazione del canone cattolico, si dice insomma che qualche autore era rimasto un pochino perplesso, insomma, perché in alcuni momenti il linguaggio è forte, d'accordo, del Cantico dei Cantici. Non arriva mai a diventare genitale, però con una componente, come dire, quasi erotica, è presente. Quindi, cioè, non vivono un amore platonico spirituale, diciamo così, lo sposo e la sposa del Cantico dei Cantici. Non
non è, come dire, dettagliato niente di genitale, ma comunque c'è i baci con i baci della sua bocca, insomma, e non è, quindi è una dimensione sponsale. Allora, non dobbiamo promettere tutte le altre queste cose. Allora, nella creazione, maschio e femmina, Dio sta dicendo una cosa normativa, d'accordo? Dico subito, quando facciamo a suo tempo, io ho sempre l'intenzione di poterlo rifare, ma l'argomento è molto più complesso di quanto pensassi, che diciamo l'unione uomo-donna fosse da sempre stabilita da Dio, perché nella creazione nessuno lo dubita. La cosa di cui già i padri della Chiesa dubitavano è: ma il matrimonio senza il peccato sarebbe stato come lo conosciamo oggi o avrebbe assomigliato a quello tra Giuseppe e Maria? Punto interrogativo, proprio essendo proprio espliciti, senza il peccato originale. D'accordo? Questa è la grande domanda, ok? Questa è la grande domanda. Quindi non significa che, attenzione, vuol dire che non ci sarebbe stato, pensate, no? Non è... Allora, capite già cosa significa già questo? Cioè, l'amore tra un uomo e una donna, che, attenzione, nell'attuale matrimonio si esplica anche negli atti coniugali, come vedremo e come abbiamo già visto, ma di per sé non ne abbisogna in maniera indispensabile. Questo significa, per esempio, che già vivere il fidanzamento in maniera casta non è la fine del mondo. D'accordo? C'è l'intervista ad Eduardo Verastegui, un attore messicano che insomma, un bellissimo ragazzo che pubblicamente ha parlato della sua conversione e quindi della sua scelta di castità. Io l'ho letta, sta sul mio canale YouTube da qualche parte perché ho caricato il video. Dice, c'è l'intervistatrice che le dice: ma scusi, signor Verastegui, ma lei mi vorrebbe dire che lei non ha una vita sessuale attiva? Dice, no, problemi. Non soltanto perché era così bello, ma l'intervistatrice diceva: ma come si fa a non avere una vita sessuale attiva? Lui risponde: come si fa? Cioè, non avere una vita sessuale attiva, la vita sessuale attiva non è un bisogno, come dire, impellente biologico naturale. Io devo mangiare, devo bere, devo dormire, ma non è indispensabile avere una vita sessuale attiva. Chi l'ha detto questo qui? Dove sta scritto? Oggi c'è questo, come dire, c'è questo messaggio continuamente lanciato dall'ambiente in cui viviamo, che non si può non avere una vita sessuale attiva. Impossibile, d'accordo? Cioè, perché quella poi consisterebbe nella pienezza della felicità e te la vivi come vuoi, dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi e come ti pare, d'accordo? E qualunque forma di limitazione è una limitazione alla tua realizzazione, al tuo conseguimento della felicità. Questo è quello che si pensa. D'accordo? Uno è libero di pensare quello che meglio crede, però noi dobbiamo avere... È vero questo? Punto interrogativo? Cioè, dietro questa materia ci sono delle domande fondamentali, delle grandi direzioni esistenziali. Allora, la creazione maschio e femmina. Quindi, siccome Dio è amore, la logica dell'amore l'ha inserita già nella creazione e in particolare nel dimorfismo e nella complementarietà tra uomo e donna, maschio e femmina. Questo lo dice la Sacra Scrittura, lo rivela. D'accordo? Siamo tutti quanti, lo sappiamo che specialmente di questi tempi. Non tutti, non, molti potrebbero non essere d'accordo con questa cosa, ma questo è quello che Dio rivela e come vedremo è, come dire, difendibile, spiegabile, spendibile con molte argomentazioni. Detto questo, dice maschio e femmina li creò. Qual è il secondo titolo di questo comandamento? La vocazione alla castità. I cristiani sono casti, tutti, nessuno escluso, anche gli sposati.
Questo non significa che gli sposati di oggi devono vivere il matrimonio come Giuseppe e Maria, ma anche per loro c'è la castità, c'è una specifica castità. Guardate che spettacolo! E attenzione, la castità non è una virtù negativa, assolutamente, ma è una virtù bellissima e positiva. Dopo spiego i dettagli. Terzo punto, l'amore degli sposi. Quindi capite, maschio e femmina, la castità. Qual è il luogo dove vivere, come dice San Paolo, abbiamo visto la volta scorsa, il sacramento del matrimonio, questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Sapete che cos'è il matrimonio in fondo, nella teologia cattolica? Un'immagine, un segno di ciò che è l'amore che Gesù vuole avere con ogni anima e che Gesù come Signore ha con la Chiesa, con la C maiuscola, con la Chiesa intesa come comunità degli eletti, con la Chiesa sua sposa, così ne parla il libro dell'Apocalisse, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. Cioè, attenzione, il matrimonio dove si vive una relazione di amore intima, profonda, che comporta, almeno in questa economia, addirittura un'intimità estrema, d'accordo? E dove si genera la vita è immagine, è segno dell'amore di Cristo per la Chiesa. Una delle cose principali del matrimonio sacramento. Quindi l'amore degli sposi, anche qui tutta quanta una serie di sottopunti. Solo al quarto punto, le offese alla dignità del matrimonio. È chiaro che nel primo comincia anche a parlare delle offese alla castità. Quindi i peccati contro il sesto comandamento sono di due grandi specie, diciamo così. Ci sono le offese alla castità e poi ci sono le offese specifiche alla dignità del matrimonio. Sono questi due gruppi. Allora, il primo titolo è breve. Il secondo, la vocazione alla castità, si articola in una serie di sottosezioni. Il primo si chiama l'integrità della persona. Attenzione ai termini, è veramente uno spettacolo. L'integralità del dono di sé. Terzo punto, le diverse forme della castità. Sono diverse le forme della castità. Quarto punto, le offese alla castità. Quinto punto, castità e omosessualità, argomento e basta, d'accordo? Dopodiché la sezione dell'amore degli sposi, che si articola: 1. La fedeltà coniugale, 2. La fecondità del matrimonio, 3. Il dono del figlio, parentesi, non il diritto al figlio. Il dono del figlio. Infine, le offese alla dignità del matrimonio. La più grave, ossia il divorzio, che viene subito dopo l'adulterio, però il divorzio è un pochino più serio perché l'adulterio è un fatto occasionale, il divorzio è un fatto stabile, quindi è un attentato, diciamo così, all'indissolubilità del matrimonio che non produce effetti sul sacramento, però di fatto rappresenta una violazione, quindi un attentato all'indissolubilità del matrimonio che, attenzione, è rafforzata dal sacramento, ma ricordiamo, si fonda sul diritto naturale, non sul sacramento. Il sacramento la sigilla, la rafforza. Quando a Gesù fanno la questione sul divorzio, non dice non si possono separare, andare ognuno per conto suo e risposarsi perché io adesso istituisco il sacramento del matrimonio, ma dice perché da principio non fu così. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola, una cosa sola, e non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Dice in questo contesto. Infine le altre offese alla dignità del matrimonio, tra cui, come vedremo, un'altra cosa molto molto diffusa oggi, che sono le cosiddette libere convivenze. Questo è il quadro generale. D'accordo?
Abbiamo un pochino di tempo, vedo che se abbiamo ancora un po' di tempo, per quindi cominciare, dopo aver avuto questa chiarezza, quindi questi elementi introduttori un pochino generali e particolari, per iniziare il nostro viaggio. Allora, anzitutto, maschio e femmina li creò. Io comincio tranquillamente a citare. Allora, Dio è amore, 2331. E vive in se stesso un mistero di comunione e di amore. Vedete, immediatamente, creando la sua immagine, Dio iscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la vocazione e quindi la capacità e la responsabilità della comunione. Siccome Dio è amore, crea per amore e le creature intelligenti, quindi che portano la sua immagine e anche la sua somiglianza, qual è la vocazione fondamentale? La nostra vocazione, non si parla di vocazione, cioè si parla di vocazione, devo diventare prete, devo diventare suora, ma no, 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 la vocazione è una chiamata, chiamata all'amore, chiamata a conoscere l'amore, a riconoscere l'amore, a scegliere l'amore, a vivere l'amore, d'accordo? Quando Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, maschio e femmina li creò e li chiamò uomini quando furono creati. Quindi, i primi capitoli del libro della Genesi, che sono continuamente citati, sono su questo normativi, d'accordo? Da tutto questo qui, voi capite, no? Tutto quello che, forse è bene fare una piccola parentesi, no? Oggi, anche a livello giuridico, giuridico civile, ormai siamo proprio andati a carissimo amico, no? Spero ancora no a livello canonico. Allora, ma per la Chiesa ha sempre avuto un'importanza fondamentale, là tuttora, quella che si chiamava un tempo, si chiama tuttora, il diritto naturale, tenendo presente che con il termine diritto, il diritto in sé, perdonate questa divagazione basata su reminiscenze in parte antiche, il diritto è ciò che è giusto. E chi è la norma di ciò che è giusto? La norma di ciò che è giusto è Domine Dio. Perché, cioè, il giusto, cioè, noi fondamentalmente, anche se l'uomo oggi si pensa, perché pensa malamente, noi il giusto non possiamo farne altro, possiamo fare altro che prenderne atto. Facciamo un esempio. La temperatura corporea di me, essere umano, è 37 gradi. Non è 36, non è 38, è 37. Il giusto della mia temperatura è 37, d'accordo? Il giusto della mia pressione sanguigna, come tutti quanti più o meno sappiamo, d'accordo? Di media, com'era la pressione? Pare che era 80-120, una cosa del genere, insomma, minima e massima, no? Se non ricordo male, non fai di stupidaggini. Se la pressione è troppo bassa o troppo alta, tu stai male. Certo, qui i margini sono un pochino flessibili, ma è questo. Quindi, cioè, il giusto non è soltanto un concetto giuridico. D'accordo? Il giusto è un concetto ampio. D'accordo? Allora, che cos'è il diritto naturale? Allora, alcune cose, siccome noi non è che ci piove semplicemente una legge di Dio che ci piove dall'alto, ma ciò che è, ciò che noi vediamo, viene da Dio come creatore. D'accordo? Per cui nella creazione, semplicemente facendola, Dio ha dato dei criteri che sono fondati nell'atto creativo stesso. Non c'è bisogno che poi ci faccia sopra un'altra legge, perché già se tu osservi la natura in sé, a quello che è giusto ci puoi tranquillamente arrivare. Ora non voglio fare una lezione di diritto, ma una cosa, perché così capiamo anche quello che ci succede intorno. Allora, questa cosa da un punto di vista giuridico è entrata in crisi dopo l'illuminismo. E
Ed è culminata a livello giuridico in alcune teorie, adesso non voglio fare una lezione di teoria generale del diritto, però che in sintesi, in maniera comprensibile a tutti, dicono questo. Allora, la legge civile, in questo caso qui, non riconosce nessun referente fuori di sé, cioè un ordinamento giuridico che è un complesso, per esempio lo Stato italiano, d'accordo? Da dove traggono forza vincolante e quindi giustizia le sue leggi? Da parametri oggettivi? Devono essere conformi al diritto naturale, detto in altri termini? No, la legge non riconosce nessun'altra referenzialità che se stessa. La teoria della norma fondante si chiama. L'ordinamento ha una norma suprema in base dalla quale discende la forza vincolante di tutte le altre e che si giustifica semplicemente dalla volontà di chi era preposto a porla. Se è il re è il re, se è il Parlamento è il Parlamento, se è la Costituente è la Costituente. Bella questa cosa qui, sembrerebbe. Insomma, perché se si rifiuta, come di fatto oggi, questa è stata la scelta, il legame con quello che è il diritto naturale, si perde il contatto con quella che è la giustizia oggettiva. E quindi si apre di per sé il campo alla formulazione di norme legislative che siano oggettivamente in contrasto con i principi della legge morale. L'abbiamo già visto con il quinto comandamento. Se questa cosa diventa generalizzata, come dire, si può arrivare addirittura a concepire una cosa di per sé ingiusta da un punto di vista di diritto naturale, di morale oggettiva, addirittura in termini di diritti. Il caso dell'aborto è abbastanza palese, evidente, no? Sapete che ci sono delle pressioni per far diventare addirittura l'aborto un diritto umano. Un diritto umano. Allora, è chiaro che la coscienza di un credente, come dire, salta dalla sedia quando senti dire queste cose, no? La coscienza di un credente come sono io, che però sa cosa c'è dietro gli ordinamenti giuridici contemporanei, salta dalla sedia, però non si stupisce, perché con quelle premesse questi esiti sono possibili, lo capisco, non sono giusti, ma sono possibili e non possono essere fermati da un punto di vista legale, se questo è il parametro assiologico, se vogliamo usare una parolona, quindi parametro di valore di riferimento. Ok? Secondo step, la sessualità. Attenzione, la sessualità. La Chiesa parla di sessualità perché non concepisce il sesso come un atto piacevole indirizzato al conseguimento di un certo tipo violento e forte di piacere. No. La sessualità, nella logica della Chiesa, è sempre e comunque una dinamica di relazione da concepirsi all'interno del rapporto tra uomo e donna, tra maschio e femmina. Lo vedremo questo qui. La sessualità esercita un'influenza su tutti gli aspetti della persona umana, nell'unità del suo corpo e della sua anima. Essa concerne particolarmente l'affettività, la capacità di amare e di procreare e in modo più generale l'attitudine ad intrecciare rapporti con gli altri. Attenzione al numero 2333. Spetta a ciascun uomo, a ciascun uomo o donna, attenzione, riconoscere ed accettare la propria identità sessuale. Attenzione ai termini. Riconoscere ed accettare la propria identità sessuale, che è un dato che tu ricevi. Non c'è bisogno, insomma, di quanti siamo al corrente degli attuali dibattiti. Questa cosa oggi è fortemente contestata da parte di certi ambienti. Cioè, si pensa che sia diritto dell'uomo e
uscire dal dato di fatto ricevuto e affermare qualcosa d'altro. È chiaro che, cioè, che capite? Cioè, qui siamo nell'ambito, dobbiamo sempre capire, cioè, Dio rispetta la libertà dell'uomo, quindi rispetta anche le scelte che siano oggettivamente non conformi alla sua volontà. D'accordo? Attenzione però al rispetto delle scelte che non siano conformi alla sua volontà, non può mai e non diventerà mai, cioè Dio ci ha dato, come dire, l'arbitrio per commettere quello che si chiama in teologia peccato, cioè trasgredire l'ordine da lui stabilito, perché rispetta la nostra libertà. Ma la benedizione a questo gesto Dio non la dà, non la darà mai, d'accordo? Perché quel gesto, se esce dalla sua volontà, ti può sembrare una cosa bella, ti può sembrare una cosa buona, ma cosa bella e cosa buona non è, e bene non porterà. D'accordo? Poi è chiaro che nel proprio arbitrio, questa è una storia che dura da quando l'uomo compare al mondo, dal primo grande no che l'uomo ha detto a Dio col peccato originale. D'accordo? Quindi questo deve essere molto molto chiaro. La differenza e la complementarietà fisiche, morali e spirituali, differenza e complementarietà, cioè il dimorfismo uomo e donna, sapete che non è soltanto un fatto fisico e fisiologico, quindi che è dato dalla conformazione morfologica, d'accordo, e anche genitale dell'uomo e della donna, ma ci sono i cosiddetti caratteri psichici secondari, cioè proprio la struttura della persona è tale che ciò in cui l'uomo è forte, la donna è meno forte, e ciò in cui la donna è forte, l'uomo è meno forte. Quindi, se li metti insieme queste due complementarietà, realizzi un'unità perfetta, d'accordo? Che è la comunione. E questo era quello che Dio avrebbe voluto. Che cosa è successo col peccato originale? E questo lo vediamo tutti i santi giorni. Che questa complementarietà uomo e donna non è spesso e volentieri concepita come risorsa, ma come conflitto, come tentativo di prevaricazione. Questo il testo della Genesi lo dice. Dopo il peccato originale, dice, verso di te sarà il suo istinto, dice Dio alla donna nei confronti dell'uomo, ma egli ti dominerà. Questo termine, dominio, in un rapporto interpersonale, fa orrore. E questo è un disordine. È entrato in un secondo momento. Cioè, quello che Dio ha pensato è stato profondamente alterato dalla realtà del peccato. E adesso, compito dell'uomo, dopo la redenzione, abbiamo già introdotto questo tema, è lentamente, gradualmente, pazientemente e anche faticosamente, perché dobbiamo metterci del nostro e andare contro degli istinti che adesso sono dentro di noi e che sono nostri nemici, non sono nostri alleati. Ecco perché è faticoso e difficile. Ricostruire, tendere verso la ricostruzione di ciò che è in parte stato rovinato. Quindi, l'armonia della coppia e della società civile, pensate che belle cose, dipende in parte dal modo in cui si vivono tra i sessi la complementarietà, il bisogno vicendevole e il reciproco aiuto. Parole meravigliose a mio avviso, cioè io veramente, quando sono andato a rileggere il catechismo su queste cose, che mi sono rifatto un po' una full immersion, sono rimasto veramente santamente riedificato ascoltandole. Allora, ancora, creando l'uomo maschio e femmina, altro aspetto molto importante, dice, sono uguali l'uomo e la donna? Sì e no. Sono uguali in che senso? Nel senso che hanno la stessa ed identica dignità personale. Sono uguali in senso assoluto? No, l'uomo e la donna sono diversi. E meno male che sono diversi. D'accordo?
L'uomo uomo e la donna è donna, d'accordo? Allora, creando l'uomo maschio e femmina, si legge nel 2334, Dio dona la dignità personale in egual modo all'uomo e alla donna. L'uomo è una persona e in uguale misura l'uomo e la donna. Ambedue, infatti, sono stati creati ad immagine e somiglianza del Dio personale. Allora, qui devo aprire una parentesi, cioè io penso che anche noi cattolici abbiamo ancora molto da lavorare, tutti, nel piccolo come nel grande, sull'interiorizzazione di questo profondissimo rispetto che si deve avere, attenzione per la dignità della persona, attenzione, in quanto tale, a prescindere da quello che dice, che pensa e che fa. Su questo punto, allora, rispettare la dignità della persona a prescindere da quello che dice, che pensa e che fa, non significa approvare o dire bravo a qualche persona ad un comportamento oggettivamente sbagliato. No. Ma la persona va sempre trattata con rispetto profondo della sua dignità. Nessuno di noi ha il diritto di mancare di rispetto ad un'altra persona, qualunque sia la cosa che l'altra persona abbia fatto. È vero che ci sono delle cose particolarmente disdicevoli, aberranti, che sono delle provocazioni, diciamo così, e che tirano fuori delle reazioni che possono essere il peggio di noi, per carità. Ma che questo sia bene, no. No. Io credo che tutti. Ma sapete che significa questo qui? Non sono cose. Si può dire una parolaccia offensiva al prossimo? La risposta, per quanto mi riguarda, è no. Mai e per. Ma neanche il più grande criminale di questo mondo? No. Neanche quello che si è macchiato dei crimini più infamanti e disdicevoli? No. Se si è ammaccato dei crimini più infamanti e più disdicevoli, se sono provati e si è preso processo, avrà tutte quante le pene, anche umane, necessarie per lui, per la difesa, per tutto quello che vogliamo. Ma questo ti dà la possibilità di disprezzare, di offendere, di giudicare, di sentirti migliore o di condannare? La risposta è no. La risposta è no. Io credo che noi dovremmo essere su questo, vedendo insomma anche un pochino in giro, anche cose da social network, anche commenti che si vedono insomma anche dalle mie parti, no? Cioè, faccio una piccola parentesi perché così spieghiamo ancora. Cioè, voi capite, cioè, la presenza di un sacerdote su un social network, come può essere Facebook, come può essere Twitter. Qual è? Qual è? Mettere a disposizione, quindi di comunicare le cose belle, diciamole così, in cui il sacerdote crede, che di per sé non dovrebbero fare male a nessuno, nei modi più rispettosi e più accoglienti nei confronti di tutti. È possibile interagire con queste cose, certamente, a tempo e a momento opportuno, e soprattutto in forme e modi opportuni. Se io mi vedo durante una diretta un commento, come dire, distruttivo nei confronti, che ne so, di una certa situazione ecclesiale, di una cosa del genere, cioè espressi in termini non belli, cioè io lo so che queste cose sono normali nei social networks, li riconosco, li seguo, li vedo, d'accordo? Non è che campo fuori dal mondo.
Io vedo tante cose, ma tante cose che vedo, io so che non posso e non devo farle. E per quanto possibile, devo fare in modo che dentro il mio spazio di questi luoghi non accadano, perché non sono edificanti. Non l'ho fatto io, un commento non l'ho scritto io. Ma è brutto che una persona sta vedendo una cosa per un sacerdote, sta leggendo una cosa per un sacerdote e vede una cosa di questo genere. Allora, perché la presenza di un sacerdote in un contesto del genere è, come dire, una forma, uno stile, un orizzonte differente. Non condivisibile, certamente, non condivisibile, non c'è nessun problema. Non è detto che debba essere condiviso, d'accordo? Però, cioè, una parrocchia che ha un oratorio per i giovani, capite? Questo è un esempio più generale. Cioè, io posso in una parrocchia, in un oratorio che sta dentro una parrocchia, se i giovani bestemmiano e sparano 100.000 parolacce o si, come dire, cominciano ad avere comportamenti più o meno contrari al sesto comandamento, dire, fa niente, non lo posso fare. Chiaro che non posso più, come facevo una volta, prendere i ragazzi e dire se non venite a messa chiudo l'oratorio, perché non è una cosa bella, è un ricatto questo qui, tra l'altro. E i ricatti non sono mai cose belle. Però posso dire a un ragazzo, di guarda figlio mio, io ti voglio bene, questa è casa tua. Però qui siamo in una parrocchia, quindi almeno le offese a Dio, le offese ai tuoi amici e un minimo di... Qui ti è chiesto. Va bene? Lo capisci? Se lo capisci, nessun problema, sei benvenuto. Se non lo capisci, che dobbiamo fare? Te lo faccio notare, te lo faccio rinotare, te lo faccio rinotare ancora. Poi, che cosa dobbiamo fare? Capisci? Perché i genitori che mandano i figli all'oratorio parrocchiale hanno il diritto di presumere che un figlio che sa che sta in oratorio, non dico che sta in un ambiente ovattato dove non succede niente, ma almeno certe cose. Cioè, se impara a bestemmiare all'oratorio, insomma, mi sembrerebbe veramente il colmo, no? Quindi, non so se sono riuscito a spiegarmi. Il rispetto della dignità della persona è sacrosanto. E noi dobbiamo fare attenzione in questo di essere, cioè, noi possiamo, come dire, combattere le idee sbagliate, affermare a tempo, luogo, come dice il Nuovo Testamento, con dolcezza e con rispetto, la verità, possiamo fare tutto, ma sempre dentro un certo tipo di stile che non può e non deve scadere. Noi dobbiamo concepire quando, come dire, ci viene voglia di reagire in maniera scomposta, dobbiamo sempre pensare, credo, da figli di Dio, che sono provocazioni a cui non dobbiamo per nessun motivo acconsentire. Perché una reazione che manchi di rispetto alla dignità della persona, per quanto mi riguarda, può essere giusta nel merito, ma passa dalla parte del torto nel modo. Espone chi vuole, dice, guarda questo, che fa il santo, insulta, offende e tratta così il prossimo. Perché dobbiamo farci dire queste cose? Quando noi dovremmo essere esemplari in questo. Non è necessario fare questo per portare avanti il bene e la verità. Non, Gesù non ha fatto così. I santi non hanno fatto così. La Madonna non ha fatto così. Non si deve fare così. Chiaro? Gesù è venuto a restaurare la creazione, chiudo con questa frase, nella purezza delle sue origini. Nel discorso della montagna dà un'interpretazione rigorosa del progetto di Dio. Dice, avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Catechismo 2336, concludiamo. L'uomo non deve separare quello che Dio ha congiunto, la tradizione della Chiesa ha considerato il sesto comandamento come inglobante l'insieme della sessualità umana, non solo l'adulterio, ma tutto ciò che ha a che fare con la sfera della sessualità umana, nei cui dettagli, a partire dalla castità, se Dio vuole, cominceremo ad addentrarci dalla settimana prossima.